Bobolino e il cavallino di legno. Man mano che la luce del giorno si affievoliva e le prime stelle apparivano in cielo, la strega diventava sempre più allegra. Cercò di tentare Bobolino e il cavallino di legno con ogni tipo di cibo saporito, ma i due amici non avevano fame. Riuscivano a pensare solo al cerchio magico intorno alla collina. La strega aveva detto che chiunque osasse oltrepassarlo sarebbe stato incenerito e nessuno avrebbe mai più sentito parlare di lui. «Starò fuori tutta la notte sulla mia scopa!» disse la strega e con un ghigno volò fuori dalla caverna. Appena fu sparita, Bobolino trascinò il libro degli incantesimi alla luce della luna e i due amici cominciarono a leggerlo insieme. Lessero tutte le pagine e quasi alla fine del libro si imbatterono in queste righe scritte in piccolo: «Per disfare un incantesimo usate 8 parti di acqua di fonte e 4 parti di succo di frutta fresco e 8 parti di latte appena munto. Unite gli ingredienti e mescolateli con la mano sinistra pulita. È necessaria infine la benedizione di un uomo buono e 4 lacrime di vero dolore. Versate il tutto sull'incantesimo e questo verrà spezzato». Il cavallino di legno saltò di gioia. «Prepareremo la miscela e spezzeremo il cerchio magico!» disse. «Aspetta, aspetta!» lo ammonì Bobolino. «Possiamo trovare l'acqua fresca, il latte, il succo di frutta, ma dove prendiamo la benedizione e le lacrime?» «Il nostro amico prete potrebbe forse portarci la benedizione. Chiederemo ai pipistrelli di volare alto sopra il cerchio magico e di portargli un messaggio. Aspetta qui, Bobolino!» Il cavallino iniziò la discesa della montagna e giunse alla caverna dove i pipistrelli si erano installati, ora che non c'era più Sutica a cacciarli via. Risposero. «Qualcuno ha tracciato un cerchio magico intorno alla montagna e non potremmo oltrepassarlo senza venire incineriti. Figurati che 2 o 3 pipistrelli giovani sono rimasti indietro e ora non possono più raggiungerci. Sono ancora nella tana dei conigli!» Il cavallino di legno si portò in cima a una roccia, da dove poteva vedere i pipistrelli che volavano e stridevano alla luce della luna giù in pianura, oltre la barriera magica. «Ascoltatemi, voi, laggiù!» gridò. «Con il vostro aiuto riusciremo a spezzare il cerchio magico e voi potrete venire quassù, nelle caverne! Dovete solo portare un messaggio al vecchio prete! Ditegli che Bobolino e io siamo intrappolati sulla montagna tempestosa da una terribile magia e che abbiamo bisogno della sua benedizione per spezzarla!» I giovani pipistrelli dapprima non volevano tornare alla chiesa, ma poi uno di loro acconsentì. Arrivò nella grigia luce dell'alba, quando il prete stava aprendo la chiesa. Volò giù e gli si appollaiò sulla spalla. Poi, con suo grande stupore, cominciò a pigolargli all'orecchio. Dapprima il pigolio sembrava senza senso, ma dopo un po' il prete credette di capire le parole «benedizione» e «gobbolino». Non riuscì a capire altro, ma si rendeva conto che il pipistrello era nervoso e preoccupato e si ricordò di aver incontrato Sutica il giorno prima. Si era fermata vicino alla chiesa a riprender fiato e gli aveva raccontato che Bobolino aveva preso il suo posto nella caverna della strega. «Se ha fortuna scapperà anche lui prima che la strega se ne accorga, ma intanto io devo attraversare l'acqua perché sa, le streghe non possono attraversare nessun corso d'acqua. Quando mi troverò dall'altra parte sarò in salvo e se tutto va bene Bobolino mi raggiungerà, dovrebbe arrivare dopo mezzodì». Ma Bobolino non era arrivato. Forse il piano era andato a monte. Forse il pipistrello stava tentando di dirgli che Bobolino aveva bisogno di aiuto. «Se Bobolino non arriva per mezzogiorno»,
decise, mi metterò in cammino verso la montagna tempestosa. Intanto, sulla montagna, Gobolino e il cavallino si davano un gran da fare per raccogliere tutte le cose di cui avevano bisogno per rompere l'incantesimo. La strega era tornata all'alba ed era subito piombata nel sonno. Trovarono una zucca vuota che sarebbe servita per mescolare gli ingredienti e la nascosero nell'angolo più scuro della caverna. Poi presero due caraffe e una ciotola di coccio e uscirono sulla montagna. Trovarono delle capre selvatiche che si lasciarono mungere e così riempirono per 8 volte la ciotola di coccio con il loro latte. Trovarono un posto pieno di cespugli di mirtilli e a metà pomeriggio avevano abbastanza mirtilli da riempire la ciotola 4 volte. Prima del tramonto trovarono una sorgente di acqua fresca dalla quale attinsero le 8 misure richieste. Con le 2 caraffe piene fino all'orlo, i 2 amici rifecero il cammino fino alla caverna. Ancor prima di arrivare sentirono la strega chiamarli con voce irata. «Dove siete stati a gingillarvi là fuori?» indagò. «Non avete sentito che vi chiamavo? Voglio che il cavallino di legno venga a fare una passeggiata sulla mia scopa!» La strega andò a prendere la scopa e i 2 amici intanto cercarono di vuotare le 2 caraffe nella zucca, ma furono troppo lenti. Malgrado la sua vista corta, la strega capì che stavano combinando qualcosa. Arrivò col suo bastone e riuscì a urtare la zucca che si rovesciò con tutto il suo contenuto sul pavimento. «Vedo che siete stati molto occupati», disse. Gobolino e il cavallino di legno versarono amare lacrime di delusione sulla rosea miscela. «Vieni qui, ronzino! Salta dietro di me!» A malincuore, il cavallino di legno ubbidì, ma la scopa non si staccò dal suolo. La strega la scosse, la maledisse, la prese a calci e finalmente la gettò per terra. Solo Gobolino aveva notato che la miscela antincantesimo versata aveva bagnato la punta della scopa. Anche senza la benedizione, la miscela era abbastanza potente da togliere alla scopa la sua magia. «Se la mia scopa non vuole portarmi, lo farà il mio cavallo!» stridette la strega saltando in groppa al cavallino di legno. «Su, su, su! Fino alle stelle, cavallo! Via!» Con sua grande sorpresa, il cavallino di legno si trovò a un tratto sollevato in aria. Si alzarono sempre più in alto. Il cavallino vedeva sotto di sé le grandi pianure, il villaggio e il campanile della chiesa che si stagliava al chiaro di luna. E a metà strada, fra il villaggio e la montagna tempestosa, vide una macchiolina che si muoveva faticosamente attraverso la pianura. Il cavallino di legno capì immediatamente che il pipistrello aveva consegnato il messaggio e che il puntino che si muoveva era il vecchio prete che correva in loro aiuto.